Francesco, nato il 13/9/34 in un paese di montagna dove l'emigrazione è stata sempre la principale fonte di economia. Così pure io, all'età di 20 anni, non avendo altre prospettive, ho lottato tutto per tutto per emigrare in Canada, dove ho fatto una lunga esperienza di 12 anni. Però la nostalgia in me è stata sempre presente di quella di ritornare al paese nativo. E difatti ho tornato con la mia famigliola. Però i tempi erano ancora tristi e il paese offriva poco, così un'altra seconda emigrazione. Siamo emigrati a Roma, nella capitale, con un po' di risparmi, di sacrifici fatti in Canada, che anche se era un grande paese, però l'emigrazione è sempre un punto interrogativo, di sacrifici e di tutto. L'unica occasione buona che si presentava era quella di poter emigrare verso terre che potevano ospitarci con un po' di benessere. Così ho cercato in tutti i modi, tra amici e parenti che già avevano preceduto l'emigrazione in Canada, e ho richiesto un atto di richiamo, che così si usava, e un po' di garanzia che avrebbero dovuto sostenere in Canada. E con questo mi sono avventurato. Prima la visita medica, la buona condotta e tante altre cose, e poi la partenza con la valigia di cartone, con un po' di indumenti. Dopo 10 giorni di navigazione, finalmente siamo sbarcati, diciamo, la terra promessa. Una volta in Canada, mi sono dovuto adattare a tutti i mestieri, i più umili. Grazie a Dio, dopo 12 anni, ho raccolto i miei sacrifici e siamo tornati in Italia. Il viaggio era tutto un sacrificio. A Napoli, con le navi dei tempi, di quel tempo, e tutto di emigranti, di povera gente, dopo 10 giorni di navigazione siamo sbarcati ad Halifax, una cittadina del Canada, sperduta nel nord del Canada. Poi, con un treno merce messo a posto per gli emigranti, dopo 3 giorni di viaggio siamo raggiunti finalmente alla città di Toronto. Era allora l'unica metropoli per tutto il Canada, perché il Canada è una nazione spopolata, è rigida, fredda. Con l'aiuto di qualche amico e parente abbiamo cominciato a cercare lavoro e ho cominciato a arrangiarmi con tutti i mestieri che mi permettevano la sopravvivenza. Attraverso gli anni abbiamo fatto un po' di risparmio. In Canada avevo realizzato la famiglia, mi ero sposato, avevo avuto 2 belli figli. Quando ho pensato che hanno cominciato ad andare a scuola e era il ritorno si cominciava a essere complicato, ho chiuso e ho deciso di tornare in Italia.